Buon pomeriggio, buona festa del lavoro in compagnia di Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Benvenuti al centro sportivo La Borghesiana. Appuntamento oggi per la finalissima del preview Sigismondi 2024 ad affrontarsi Savio e Grifone Calcio per la categoria Under 12 2012. Allora fischiano i direttori di gara, primo pallone mosso dal Grifone Calcio, due tempi da 20 minuti al termine dei quali, qualora ci fosse parità, sarebbero i calci di rigore a decidere quale delle due squadre strapperà il biglietto per il torneo nazionale Sigismondi, che si giocherà qui alla Borghesiana dal 31 maggio al 2 giugno per la quarta edizione. Gira il pallone. Purtroppo i ragazzi indossano le divise senza il numero, quindi sarà difficile il riconoscimento. È il Savio che adesso attacca, diciamo, due tempi da 20 minuti, qualora il punteggio fosse ancora di parità, calci di rigore. Intanto l'iniziativa del Savio con la palla messa all'interno dell'area di rigore, chiude il Grifone, poi ancora Savio con un'opportunità gigantesca. Il primo squillo dell'incontro, la palla sorvolato però alla traversa. L'anno scorso fu la Roma nella terza edizione a vincere contro la Spezia in finale. Grande conclusione qui, altrettanto buona la risposta dell'estremo difensore del Grifone Calcio. Dietro la sfera arretrata, fin dalle parti dell'estremo difensore del Savio, che riparte dal basso. Poi l'azione è precisa con la costruzione, Savio che costruisce una gigantesca opportunità, attenzione sul secondo palo. Ancora grandissima risposta del portiere del Savio, che tiene i suoi sullo 0-0, ma il Savio sta decisamente meritando il gol del vantaggio. È sempre da dietro il Savio che gestisce. Attenzione qui alla possibile imbucata in verticale, illuminante il pallone, serve ancora una grande risposta del portiere del Savio, che è stato l'ultimo a toccare secondo la coppia di fischietti. Dunque corner ancora, e dunque calcio di punizione Grifone con il tentativo mancino di Di Gennaro, palla che però sorvola la traversa. Il primo squillo del Grifone è arrivato al 14° minuto scaduto. Sveglio in partita, non abbastanza per trovare il gol che avrebbe sbloccato la finalissima, però da segni di vita. C'è un contatto non giudicato falloso, allora ancora Grifone, salvataggio sulla linea del Savio che si rifugia in calcio d'angolo. Si resta sullo 0-0, 1,5 alla fine del primo. È ripresa ancora il Savio, vediamo se riesce il Grifone, che ha riconquistato il pallone, a ritagliarsi un'ultima possibilità in questo primo tempo. Tentativo murato, poi ancora Grifone, attenzione all'ennesima possibilità, ma c'è il duplice fischio. È 0-0 all'intervallo, meglio in avvio di partita il Savio, poi Grifone, Diesel è uscito, però ancora le reti bianche all'intervallo. Un fattore nell'incontro c'è stato, tanto sono stati tanti giocatori cambiati nel secondo tempo, ma non cambiano di fatto le storie dell'incontro. Qui la parata di Solipaca, come aveva fatto Maglietta nel primo tempo, chiude completamente la via della porta, aiutato anche dalla traversa. Riparte fortissimo il Savio, ma sempre 0-0. Grifone costruisce, attenzione qui perché si può aprire un'autostrada per l'attaccante del Grifone, che calcia però fuori a 12 sul cronometro del secondo tempo. Nessuno, e la palla viene di fatto consegnata a Gherardi, che sul suo palo blocca. Bella l'azione qui del Savio. Vediamo se riesce il Savio a portarsi in avanti. L'azione è decisamente pericolosa. E poi tiro che è andato alto sopra la traversa, con una deviazione sarà corner.
ultima manciata di secondi va in avanti. Il Grifone, Savio che allontana, ma Grifone che la tiene. Forse c'è tempo per un'ultima chance. No. Arriva il triplice fischio puntualissimo tra Savio e Grifone Calcio. Regna l'equilibrio. Saranno dunque 5 calci di rigore per parte a decidere quale delle due squadre sarà l'ultima squadra partecipante al torneo Sigismondi 2024. E dunque prima sfida, Martinelli a calciare del Grifone contro Rossi. Martinelli calcia fuori. Luzzi contro Solipaca, vediamo se passa avanti il Savio. Luzzi, anche lui fuori, incredibile, si resta sullo 0-0. Secondo rigore per il Grifone, calcia Giannetti. Il primo gol dell'incontro, finalmente rigore perfetto di Giannetti che trafigge Gherardi. Pronto Zamparini per il Savio. Zamparini, freddissimo anche lui, rimette subito tutto in equilibrio. È il turno del Grifone, la parata di Leonardo Rossi sul tiro di Evangelista e dunque si resta sull'1-1. È il turno del Savio che allora può portarsi in avanti con il gol di Tosoni. 2-1 Savio. Grifone sul punto di battuta, calcia il Grifone che trasforma 2-2, ma il Grifone ha un rigore in più. Ha segnato Guerciati, adesso risponde il Savio con il rigore trasformato da Capitan Wender. E dunque 3-2 Savio. Quinto di 5 rigori, deve obbligatoriamente segnare il Grifone. Rigore calciato, un brivido perché Rossi l'aveva toccata, ma la palla è entrata in porta. E dunque 3-3. Match point per il Savio, pronto Enea Capparucci sul punto di battuta, se trasforma il Savio è campione, Capparucci va alto, e allora oltranza. È il turno di Fusco sul punto di battuta, Fusco contro Gherardi, va Fusco, calcia Gherardi, lo ipnotizza, e allora altro match point per il Savio. Potrebbe essere l'ultimo rigore dell'incontro se lo trasforma il Savio. È campione, parata! Si rimane in parità. Grandissima risposta, penso, di Maglietta. La sfida infinita. La parata di Rossi all'angolino. Sono i portieri, i protagonisti assoluti di questa finalissima, veramente tutti da 8 in pagella. Farinella per il terzo match point Savio, vediamo se questo viene trasformato. Farinella lo mette dentro, allora il Savio passa alla fase nazionale del trofeo Sigismondi che si giocherà qui alla Borghesiana dal 31 maggio al 2 giugno. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, grazie per essere stati con noi.